Noi abbiamo firmato una risoluzione, cioè come gruppo Partito Democratico è stata fatta una risoluzione in Assemblea Legislativa che sostanzialmente sollecita il Parlamento ad accelerare l'iter di esame di una proposta di legge che è stata depositata lo scorso 5, no, 2 novembre. In Parlamento che in buona sostanza va a dare, oltre a tutto ciò che viene fatto per quanto riguarda l'informazione agli anziani, ma va a inasprire le pene, cioè sostanzialmente la proposta di legge che è depositata, per cui noi abbiamo chiesto un'accelerazione di discussione in Parlamento, chiede una modifica del codice penale e al codice di procedura penale, dando la certezza della pena fino alla reclusione di 5 anni se la vittima è over 65 sostanzialmente. Quindi un inasprimento, se la vogliamo semplificare, un inasprimento della pena. Infatti lo stesso presidente Mattarella lo ha definito un crimine odioso perché non solo colpisce l'aspetto patrimoniale delle persone che comunque già sono magari più deboli, ma le ferisce anche nell'animo. Le persone anziane diventano più deboli e il fatto di, come ha detto il Presidente Mattarella, di andare a truffare qualcuno che è più debole sarebbe un po' come andare a fare un crimine contro un bambino, no? Cioè è una cosa che poi rischia anche di avere dei risvolti psicologici su queste persone che poi non si fidano più di nessuno, perché il problema è che vengono questi crimini poi vengono fatti nelle abitazioni, cioè entrano nella tua casa. Spacciandosi a volte anche per le forze dell'ordine e quindi creano una sensazione di poca, non so come dire, di poca fiducia nei confronti poi del mondo esterno che è dannosissimo e a volte non recuperano nemmeno più queste persone anziane che vengono truffate. E purtroppo sono in aumento queste truffe. Ma allora sono in aumento sì, nel senso che i numeri ci dicono che dal 2012 dove c'era stato un totale di 12.618 siamo passati al 2014 14.461, al 2015 15.909, per arrivare nei primi 6 mesi del 2016 a circa 50 denunce giorno e quindi già nei primi 6 mesi a un totale di 9.112. Quindi è evidente che le truffe agli anziani aumentano in modo esponenziale. È assolutamente necessario fare tantissima informazione, dire agli anziani di non aprire, purtroppo però poi diventa molto difficile cioè anche entrare secondo me in quella sfera psicologica, no? Dove un anziano quando vede qualcuno che dice devo fare la lettura del contatore, io capisco, comprendo che sia molto difficile per l'anziano poi sapere anche differenziare, però soprattutto dire loro di telefonare immediatamente.